Quando mi dà il via. Buon pomeriggio a tutti. È una sensazione un po', come dire, surreale quella di parlare in questa bellissima sala con soltanto i relatori, ma così va la vita. E speriamo di venirne fuori a presto. Oggi questo ciclo di scienze e salute vede un argomento molto particolare che riguarda le differenze di genere. Io tra l'altro sostituisco la dottoressa Tanturri che purtroppo non sta molto bene, ma è una cosa che speriamo passeggera, anzi la salutiamo se è in onda, e appunto la dottoressa Tanturri mi ha pregato di farvi vedere le sue diapositive e quindi io faccio le sue veci in questa situazione. E poi parleremo introdurremo le relatrici più avanti. Allora, la prima diapositiva è questa. Che cos'è fondamentalmente la medicina di genere? Beh, cominciamo da lontano. Fino a un paio di secoli fa, gli studi venivano modulati su un modello monosessuale. Il corpo maschile è assunto a forma neutra, universale, non solo in medicina, ma anche nell'arte, anche nella letteratura, in vari altri campi del sapere. Tant'è che Andrea Vesaglio, un fiammingo fondatore della moderna anatomia umana, diceva che è sufficiente studiare il corpo maschile, forma neutra universale, per capire meglio anche il corpo femminile. Nel XIX secolo però c'è l'abbandono del modello monosessuale e all'organismo femminile viene riconosciuta la specificità sessuale e riproduttiva. Allora, nel corso degli anni si è fatto strada un interrogativo, che è questo: gli organismi, il maschio e la femmina, differiscono solo per una diversa conformazione degli organi sessuali o c'è qualcosa di d'altro? E pian piano si è preso coscienza della medicina di genere, che la cui data di nascita è stata, viene attribuita formalmente al 1991, quando compare un lavoro che evidenza in campo cardiologico, e questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo scelto le malattie cardiovascolari oggi, che c'era una discriminazione verso le donne rispetto agli uomini, in quanto le donne erano meno ospedalizzate, meno sottoposte a indagini diagnostiche, interventi e terapie, poco per nulla rappresentative nelle sperimentazioni cliniche per valutazione di nuovi farmaci e nuove tecnologie. Quindi la medicina di genere nasce in cardiologia e noi oggi vedremo dalla professoressa Presbitero e dalla professoressa De Francia quello che c'è di nuovo al riguardo. Due parole sugli anziani e per dire che c'è un po' un paradosso. In tutto il mondo, questi sono dati in Italia, ma in tutto il mondo è così, occidentale ovviamente, le donne vivono di più degli uomini, hanno un'aspettanza di vita di 84, nei dati del 17, verso 80 anni, quindi vivono di più, ma siccome non si può avere tutto dalla vita, pur essendo più longeva, la donna è fondamentalmente meno sana. Infatti, se noi partiamo a 50 anni e vediamo qual è l'aspettativa di vita a 50 anni, abbiamo 30 anni per gli uomini e 35 per le donne, quindi le donne sono più longeve. Ma se valutiamo gli anni di vita sana, esenti da malattia, gli uomini hanno 20 anni e le donne hanno sui 20 anni più o meno, quindi più o meno le condizioni sono paritarie. Il problema è che vivendo di più hanno più anni, diciamo così, di vita meno sana. Tant'è vero che la vita in Piemonte, in questa nostra regione, è più o meno uguale, perché l'aspettativa di vita è più alta nel genere maschile, ma l'aspettativa di vita in genere femminile, in buona salute, è più alta nel sesso maschile. Infatti, su 1.000 persone anziane, le donne sono molto più interessate alle malattie croniche, 136 contro 76. Quindi gli uomini muoiono prima, ma con meno malattie. È un po' un paradosso, ovviamente. Ma per entrare in un argomento importante, il Covid-19 ha fatto esplodere
ancora di più quelle che sono le differenze di genere tra i due sessi e anche nella pandemia, come in tante altre malattie virali e infettive, ci sono molte più positività nelle donne, ma una maggiore letalità degli uomini. Gli uomini muoiono di più, ma le donne si ammalano di più. Ci sono di vari motivi, genere specifici, legati al sesso, legati alla genetica. Non voglio entrare troppo nell'argomento perché andiamo troppo nel tecnico. Mi limiterò a dire che, per esempio, gli uomini fumano di più e il fumo è un fattore di rischio. Le donne sono più attente all'igiene personale, le donne sono più attente alle protezioni con il corretto utilizzo delle mascherine. Vi sono poi delle evidenze scientifiche che hanno portato al fatto che il virus responsabile del Covid-19 entra nelle cellule legandosi a un recettore. Il recettore è una specie di serratura, il virus è una proteina che è una specie di chiave, quindi la chiave entra nella serratura, il virus entra nel recettore, che questo recettore regola molte cose, la pressione arteriosa, la vasocostrizione delle arterie, e si trova nel polmone e nei vasi. Nelle donne in età fertile, gli estrogeni aumentano la presenza del recettore, quindi proteggono in qualche modo la penetrazione del virus, mentre invece gli androgeni, gli ormoni maschili, sessuali maschili, svolgono un ruolo esattamente opposto. Questo è un altro motivo per cui gli uomini vanno più soggetti a complicanze importanti della malattia. Ci sono poi altri fattori su cui parleranno le colleghe, su cui non mi soffermo ulteriormente, e mi limiterò a portare ancora dei dati di decessi per fascia d'età. Vedete come le donne, barretta rossa, muoiono di più quando hanno più di 90 anni, ma fino ai 90 anni, fino agli 89 anni, i maschi muoiono di più. Allora, le conclusioni della mia breve introduzione sono queste. L'Italia ha stabilito all'inizio dell'epidemia Covid-19 una sorveglianza integrata per la raccolta di dati di infezione che ha portato a queste evidenze, peraltro temporanee e ancora provvisorie. Abbiamo detto che più uomini che donne muoiono di infezione acuta a breve termine. Fattori sociali contribuiscono alle maggiori probabilità che le donne si ammalino. Per esempio, una non corretta protezione del personale sanitario, al 70% femminile, comporta un depauperamento di risorse di cura. Le donne hanno più effetti collaterali di farmaci rispetto agli uomini, in genere. La sperimentazione sui farmaci sui vaccini Covid-19 deve quindi includere analisi specifiche per sesso e il design dei dispositivi di protezione individuale dovrebbe anche tener conto delle differenze anatomiche tra gli uomini e le donne. E ancora, in tutto il mondo le donne sono più instabili economicamente e a casa assumono maggiori carichi di lavoro nell'educazione e di assistenza, come tutto è noto. Quindi i lockdown hanno avuto un impatto molto diverso sui due sessi. E anche perché c'è un problema che è ancora sotto traccia, ma prima o poi verrà fuori in tutta la sua drammaticità, vi è un aumento della violenza domestica quando autori e vittime sono confinati in casa. Ovviamente gli autori sono i maschi, le vittime sono le donne per lo più. Infine, la dimensione di genere dell'epidemia in termini di disoccupazione, di assistenza e di violenza sociale associata, così come la violenza domestica di genere, devono essere presi in considerazione per la gestione a lungo termine della risposta. Quindi chiudiamo la parentesi sul Covid, che però è importante perché è costituito un paradigma interessante di questa differenza di genere, e entriamo subito in argomento, e quindi io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola alla professoressa Presbitero, che è una cardiologa illustre, socia dell'Accademia di Medicina, che vi parlerà delle differenze di genere e malattie cardiovascolari. Prego. Buongiorno a tutti. Credo che l'Accademia di Medicina e l'Accademia delle Scienze abbiano scelto di parlare in specifico della malattia cardiovascolare parlando delle differenze di genere, perché la malattia cardiovascolare rappresenta ancora adesso una delle cause più importanti di mortalità nel nostro paese e in generale nei paesi occidentali. Se vediamo la mortalità nelle fonti Istat in Italia per cause, vediamo come negli ultimi anni, confrontando diciamo il 71 con il 2013, cioè negli ultimi 40 anni, vediamo come siano aumentati le malattie, la mortalità per malattie neoplastiche, siano diminuite la mortalità e diminuita la mortalità per malattie cardiovascolari, che tuttavia rimane
la causa più importante di mortalità nel nostro paese. E se andiamo a vedere le differenze tra l'uomo e la donna, vediamo che le cause di morte nei pazienti di età inferiore ai 75 anni per genere, le fette, diciamo, dal giallo all'arancione, che rappresentano la mortalità per cause cardiovascolari, voi vedete che rappresentano più o meno, un po' meno della metà delle morti, e sono uguali sostanzialmente nei maschi e nelle femmine. Il 18% CAD sta per malattia coronarica, che vuol dire poi infarto, 18% nella popolazione maschile e il 20% nella popolazione femminile. Ora, nel corso dei decenni, degli ultimi decenni, indubbiamente c'è stata una diminuzione che progressivamente della mortalità. Ma questa diminuzione, se andiamo a vedere la riga blu, che è quella degli uomini, confrontata con la riga rossa, che è quella delle donne, è stata minore nella popolazione femminile. Ora, perché muoiono di meno, ma percentualmente un po' di più, le donne rispetto agli uomini? Ora, in questa relazione andremo a vedere un momento quali sono le differenze nei fattori che probabilmente causano o concausano la malattia aterosclerotica e non coronarica, che porta all'infarto, e quali sono le differenze proprio anatomiche, che quindi poi comportano anche delle differenze nell'approccio terapeutico a seconda del genere. Ora partiamo dai fattori di rischio. I fattori di rischio cardiovascolari nella popolazione femminile sono uguali a quelli della popolazione maschile, sono i fattori di rischio che tutti conosciamo, che sono l'età, la familiarità, l'ipertensione, la dislipidemia, il fumo, il diabete, che sono quelli in blu. Poi abbiamo dei fattori di rischio peculiari, cioè tipici della popolazione femminile, che però incidono in maniera importante sull'evoluzione verso la malattia coronarica. Ora, se parliamo dei fattori di rischio classici, vediamo sempre dei dati ISTAT del nostro paese, come che ha preso 4 fattori di rischio, confrontando 4 anni 98-2002 contro altri 4 anni 2008-2012, cioè a distanza di un decennio. E vediamo come l'ipertensione arteriosa sia diminuita nella popolazione femminile, a differenza della popolazione... sia diminuita, vediamo dal 44 al 37%, segno forse che per quanto riguarda la ipertensione c'è un'attenzione particolare, quindi una diminuzione di questo, ma in compenso voi vedete che l'ipercolesterolemia aumenta di quasi 12 punti rispettivamente nei maschi e anche nelle femmine. Evidentemente la dieta vegetariana non è entrata molto nel nostro paese e va di pari passo con l'obesità addominale, le femmine dal 35% al 40%, e questo è molto importante, vedremo perché. Il diabete rimane stabile, 11% nella popolazione maschile e 7,6% nella popolazione femminile. Ma c'è anche un altro aspetto che riguarda i fattori di rischio classici, cioè il diverso peso che hanno i fattori di rischio. Se noi prendiamo per esempio l'ipertensione arteriosa, l'inattività fisica, il diabete, questo vale anche per il fumo di sigaretta, vediamo che impatta sull'evoluzione a una malattia ostruttiva coronarica in maniera molto più importante nella donna rispetto all'uomo. Prendiamo il diabete. Sappiamo benissimo che il diabete è un fattore di rischio importante per l'infarto. Benissimo, nel diabete noi abbiamo che l'incidenza di cardiopatia ischemica, che vuol dire cardiopatia ischemica, vuol dire ostruzioni coronariche e infarto, associata a diabete, è di quasi 3 volte maggiore rispetto ai non diabetici nella popolazione femminile, mentre è di 2 volte maggiore rispetto ai non diabetici nella popolazione maschile. E cioè l'impatto, e questo vale anche per il fumo, l'impatto di alcuni fattori di rischio è molto maggiore nella popolazione femminile, quindi ci deve fare drizzare le orecchie se una donna, soprattutto in età menopausale, vedremo poi perché è anche diabetica e ipertesa, questo dice la stessa cosa. Non solo, ma la malattia diabetica, voi vedete una donna di 38 anni diabetica, è una malattia molto diffusa, questa è la coronaria discendente anteriore che ha delle stenosi progressive una dietro l'altra, noi diciamo a corona di rosario, anche in questo vaso c'è una stenosi importante qui, e anche nella coronaria destra tutta la parte prossimale media della coronaria è affetta da coronaropatia.
E veniamo alla menopausa, che è uno considerata da alcuni degli americani un fattore di rischio di per sé. Da noi no, ma è indubbio che la menopausa, alla cessazione della produzione ovarica, c'è un aumento nell'incidenza di malattie cardiovascolari. E lo vediamo molto bene, sappiamo che le donne giovani che hanno una menopausa precoce, prendiamo quelle tra 40 e 44 anni, hanno 3 volte il rischio di malattia, anche se ovviamente il rischio in questa fascia d'età è molto contenuta, rispetto a quelle che non hanno la menopausa, che continuano ad avere un regolare flusso mestruale. Perché? Perché sappiamo che il ruolo degli estrogeni, di questo se ne è parlato negli ultimi 10 anni, poi il nostro presidente ne sa più di me, è molto importante. È importante perché sia come azione diretta sulla funzione endoteliale, cioè sull'endotelio dei vasi, sulla muscolatura liscia, perché attraverso l'attività dell'enzima ACE che è diminuito, attraverso la sintesi aumentata di ossido nitrico che è un potente vasodilatatore, sia un'azione indiretta attraverso un abbassamento del colesterolo cattivo e un innalzamento del colesterolo buono, sia un'azione sulla coagulazione per una diminuzione del fibrinogeno e infine una diminuzione dello stato infiammatorio per una diminuzione delle molecole di adesione. Tutto questo ovviamente viene meno col cessare dell'impatto estrogenico. Questo è uno dei motivi, l'arteria diciamo così diventa più rigida, e questo è uno dei motivi per cui l'ipertensione arteriosa, voi vedete, questi sono i maschi e le donne, sopra i 70 anni di età ha un impatto enorme, diciamo che sopra i 75 quasi l'80% delle donne diventano ipertese. In secondo luogo poi c'è un altro aspetto importante, l'aspetto legato alla sindrome metabolica. Che cos'è la sindrome metabolica? La sindrome metabolica, che viene fuori nella donna in una certa percentuale, per fortuna non in tutte, e che va tenuta sotto controllo, succede anche negli uomini. Sappiamo che il rischio di infarto negli uomini con sindrome metabolica, adesso questa è un'esagerazione, ma si presenta anche negli uomini. Che cos'è la sindrome metabolica? È quando il grasso diventa addominale nelle donne sopra gli 88 centimetri di circonferenza addominale, quando aumentano i trigliceridi, aumenta la glicemia al digiuno senza esserci un vero e proprio diabete e diminuiscono le HDL. Per le donne avere un HDL sotto i 50 è già da considerarsi, merita una qualche attenzione. Ora, l'aumento del grasso addominale, di per sé uno dice, vabbè, invece di averlo nelle cosce, questa volta lo sviluppiamo nell'addome, ma l'aumento del grasso addominale porta con sé alcune importanti conseguenze. La prima conseguenza è che questi adipociti che cominciano a soffrire, gli adipociti dell'addome cominciano a soffrire, vengono un po' schiacciati, diciamo, gli adipociti producono adipochine, citochine, cioè producono sostanzialmente delle sostanze che sono delle sostanze, dei metaboliti, dei radicali liberi che hanno, diciamo, un'attività non soltanto infiammatoria, ma che iniziano, diciamo, sono gli iniziatori del processo aterosclerotico. Perché? Perché questi adipociti liberati, queste molecole fanno sì che l'LDL, inghiottono, ossidano le LDL. Per intenderci, questi radicali liberi vanno a cercare un elettrone, lo rubano da queste molecole grasse, dall'LDL, le quali a questo punto possono entrare sotto l'endotelio del vaso, questo è il lume, questo è l'endotelio, e a questo punto vengono le LDL ossidate, contengono un elettrone in meno e sono in grado di entrare sotto l'endotelio, poi richiamano i monociti. I monociti che vanno per fagocitarle diventano poi macrofagi, e questo è l'inizio, diciamo, della placca aterosclerotica. Ecco perché questo processo, che è un processo, diciamo, di natura infiammatoria, ma che ha un'origine in queste sostanze liberate dagli adipociti, è il processo fondamentale attraverso cui poi avviene l'occlusione coronarica progressiva. L'altro aspetto che riguarda la popolazione femminile sono le malattie autoimmuni, cioè il processo infiammatorio
cronico, diciamo, che noi abbiamo nelle malattie autoimmuni, sicura, che sono tipiche della popolazione femminile, pensiamo al lupus, pensiamo all'artrite reumatoide, le malattie autoimmuni sono molto più frequenti, anzi per il 90% riguardano la popolazione femminile, indubbiamente predispongono alla malattia coronarica, tanto è vero che aumenta di 2 volte l'incidenza di malattie nelle donne affette da questo tipo di malattie autoimmune rispetto a quelle non affette, e l'infiammazione cronica accelera la placca aterosclerotica, tanto è vero che il metotrexate, che è quel farmaco che si usa per l'artrite reumatoide, può anche ridurre l'incidenza di coronaropatie. Infine, tanto è vero che la società italiana, la società europea di cardiologia mette in classe 2A la stima del rischio nei pazienti con malattie autoimmune. L'ultimo fattore di rischio importante nella popolazione femminile è lo stress. Lo stress è stato dibattuto a lungo, è o non è una causa di coronaropatia? Beh, noi sappiamo, questa è una diapositiva cara anche alla dottoressa Tanturri, che fa vedere come il cervello maschile, queste sono ricerche recenti che hanno visto come le sinapsi sono interemisferiche nello stesso emisfero del cervello maschile, contro invece delle interconnessioni molto strette tra i 2 emisferi in quello femminile, che sarebbe responsabile anche di una importante differenza, per esempio l'intuizione, l'empatia, i sentimenti che sono più alti nelle caratteristiche femminili, contro la capacità di ragionamento, di sistematizzazione, di settorializzazione. E questo ha anche come conseguenza il fatto che la produzione di serotonina nella donna è più lento, e quindi lo stato d'ansia è sicuramente maggiore. E questo che cos'ha come conseguenza? Beh, se noi andiamo a vedere nei fattori di rischio nell'Interheart Study, che ha esaminato moltissimi pazienti, nei fattori psicosociali che comprendono la depressione, lo stress percepito, gli eventi della vita, sicuramente nella donna con coronaropatia sono molto più presenti che non nella popolazione maschile. Questo che cos'ha come conseguenza? Beh, se noi andiamo a vedere la diagnosi della malattia ostruttiva coronarica nella popolazione femminile, noi vediamo che, a differenza di quella maschile, guardate qui quante cause ci sono di infarto. La prima ovviamente è l'aterosclerosi, il processo di cui abbiamo parlato prima, di quei macrofagi sotto l'intima del vaso. La prima è l'aterosclerosi, ma ce ne sono molte altre: lo spasmo coronarico, la disfunzione microvascolare delle piccole arterie e poi queste altre di cui vi parlerò tra un momento. Partiamo dall'aterosclerosi. L'aterosclerosi abbiamo visto il processo che la produce, ma quali sono le differenze nella popolazione femminile? Intanto nelle donne è spesso presente il calcio, soprattutto nelle donne anziane, all'interno dei vasi. Vedete qui un esempio: 72 anni, ipertensione, dislipidemia, una donna con un'angina, l'angina è il prodromo dell'infarto. Vedete questi noduli di calcio che alla coronarografia si vede molto bene, sono delle ostruzioni coronariche. Questa è la discendente anteriore, questa è la coronaria destra, la stessa cosa. Ora, noi diciamo che il calcio, ce lo insegna il nostro maestro qui Isaia, il professor Isaia, va via dalle ossa nella donna anziana e va a finire nei vasi. Il metabolismo del calcio, vabbè, questo lo studieranno loro, ma che cosa significa? Significa anche che nella placca aterosclerotica della popolazione femminile noi vediamo che, mentre più spesso nel maschio abbiamo una rottura della placca con una fuoriuscita del core lipidico, nella donna più spesso abbiamo invece una superficie rugosa della placca ateromasica con l'apporto di un trombo. Ora, se noi vediamo dal punto di vista angiografico, appaiono uguali queste 2 lesioni, non lo sono dal punto di vista anatomico. Oltre a questo, oltre alle modalità diverse della placca aterosclerotica, ci sono, per i cambiamenti emostatici che ci sono, un aumento della reattività piastrinica e dello stato di ipercoagulazione. Qui vorrei fare una parentesi che riguarda l'infarto nella donna col Covid. Ora, noi abbiamo visto nella popolazione infartuale del Covid, sono due aspetti molto importanti che vale la pena forse sottolineare qui.
Che cosa abbiamo visto? Questi sono i dati della California, questi sono i dati di 4 province lombarde che abbiamo raccolto insieme, pubblicati tutti e due sullo stesso numero del New England. Voi vedete che confrontate con l'anno precedente, con il 2019, nel 2020, man mano che sale la curva azzurra che è il Covid, abbiamo una diminuzione del numero di infarti che arrivano in pronto soccorso. Una diminuzione molto significativa. Parallelamente abbiamo un aumento molto significativo anch'esso del numero degli arresti extraospedalieri. E questo per tante ragioni, cioè i pazienti hanno difficoltà ad arrivare nei pronti soccorsi o non vogliono arrivare nei pronti soccorsi, come abbiamo già sentito anche nei giornali in questi giorni. E pertanto questi due dati non è soltanto un dato statunitense o italiano, se noi vediamo la stessa cosa è successa in Austria, è successa in Spagna, è successa in Inghilterra, è successa in Italia, è successa negli Stati Uniti e queste sono le curve che ce lo dimostrano. Ma nelle donne che cosa è successo? Questo è un lavoro che abbiamo pubblicato pochi mesi fa, che riguarda il Covid nella popolazione infartuale e nella popolazione femminile. Beh, è successa una cosa analoga anche qui. Questo riguarda sono i dati dell'Humanitas, del Niguarda e dell'ospedale di Novara combinati. Vediamo che anche qui abbiamo visto una diminuzione nell'ingresso rispetto al 2019, una diminuzione importante dei pazienti che arrivano con infarto in pronti soccorsi, ma questa diminuzione è molto maggiore nella popolazione femminile, 59% di riduzione in confronto a quella maschile. E la stragrande maggioranza di queste donne che sono arrivate con l'infarto col Covid erano molto ammalate ed erano quasi tutte, anzi tutte, nelle nostre casistica, trombosi coronarica. Quindi la trombosi, ecco perché poi adesso si dà l'eparina a tutti i Covid e quindi si è fatto fronte a questa complicanza dell'infezione virale, che sicuramente è una complicanza che nella popolazione femminile è ancora maggiore che in quella maschile. Ma non c'è soltanto il Covid, qui abbiamo un infarto in una donna di 24 anni, vediamo una trombosi, un infarto inferiore provocato questa volta da una trombosi di un ramo periferico, vediamo qui il vaso mozzato da un trombo, in questo caso era presente una trombosi venosa profonda della gamba, che il trombo era passato attraverso la vena cava inferiore, attraverso il forame ovale pervio ed era andato da lì dentro l'arteria coronarica e questa donna è poi stata sottoposta ad una chiusura con l'ombrellino di questo piccolo forame in modo da impedire nel futuro ulteriori embolie arteriose. Questo è un altro caso simile. Allora, abbiamo detto quindi della origine trombotica che può riguardare anche l'uomo, ma la maggioranza riguarda le donne. Una peculiarità altrettanto specifica della popolazione femminile è la dissezione coronarica, e cioè un'ostruzione delle coronarie non dovuta alla placca aterosclerotica, ma dovuta a una rottura della parete del vaso. Questa è tipica, è molto frequente, per fortuna è raro, ma colpisce per esempio le donne in gravidanza. Perché in gravidanza? Perché questa rottura, voi vedete qui uno schema che vi dice questo è il lume del vaso, questa è la parete che si slamina e che flotta all'interno del lume ed è in grado di ostruirlo. E questa rottura della parete basale è provocata da fattori emodinamici, cioè uno stress di parete dovuta a un sovraccarico di volume. Vi ricordo che in gravidanza abbiamo una portata cardiaca che è due volte la portata cardiaca normale, si arriva a 12 litri di portata cardiaca, oppure uno sforzo fisico molto intenso, ma anche i cambiamenti ormonali che possono indebolire la parete basale. E qui ne vediamo un esempio, vediamo a differenza della placca aterosclerotica che avevamo visto prima, qui vediamo flottare liberamente all'interno del lume basale questa intima del vaso. Vabbè, qui possiamo saltare queste e dire soltanto che il più grosso studio sulla dissezione delle coronarie è avvenuto in Canada poco tempo fa, perché è un lavoro abbastanza recente, su 750 pazienti, vedete che 88,5 erano donne. E quali erano i fattori di rischio? Erano l'ipertensione,
erano fattori di rischio legati allo stress, uno stress che può essere sia emozionale che fisico. Uno stress come fattore precipitante era presente nel 50% dei casi, oppure la displasia fibromuscolare, che è una malattia che si associa a questa. L'ultimo, diciamo, aspetto che può riguardare soltanto e che riguarda prevalentemente, quasi esclusivamente, diciamo, la popolazione femminile, e che simula un infarto miocardico, è la cosiddetta sindrome di Takotsubo, o cardiomiopatia da stress, o sindrome del crepacuore, o dilatazione apicale transitoria del ventricolo sinistro. Che cos'è questa? Perché è simile a un infarto, è quasi uguale a un infarto? Intanto si chiama Takotsubo perché il cuore assume questa forma, la forma dell'anfora dentro cui i polipi che usano i pescatori giapponesi per pescare i polipi, che entrano dentro poi non possono più uscire. Infatti la forma del cuore, ve la faccio vedere qui, voi vedete, questa è una ventricolografia, il cuore si riempie di mezzo di contrasto, le parti basali del cuore si contraggono bene, mentre le parti diciamo apicali rimangono immobili. Questo potrebbe essere un infarto anteriore. L'infarto è caratterizzato dalla morte però di tessuto cellulare, quindi il cuore non si muove più perché le cellule muscolari muoiono. In questo caso non è così, la parte è paralizzata ma le coronarie, vedete, sono perfette, non c'è neanche una placca ateromasica, sono perfette, ma non si muove perché la scarica adrenergica provocata in generale da uno spavento o fisico, un insulto diciamo, o fisico o psichico, paralizza l'apice, la parte anteriore del cuore. Può presentarsi in corso di una malattia acuta, certe volte li vediamo nelle rianimazioni dopo un intervento importante, oppure per esempio nelle donne anziane durante il terremoto di Niigata in Giappone c'è stato un numero enorme che andava sotto la dizione infarto miocardico, in realtà era la cardiomiopatia di Takotsubo. Noi in questi 20 e più casi che abbiamo raccolto, raccolto quasi tutti avevano avuto un importante stress emozionale, quasi sempre negativo, e cioè il figlio che ha picchiato la madre piuttosto che un dolore, piuttosto, però ci è stato anche una piccola percentuale, per esempio una paziente che ha avuto la sindrome di Takotsubo dopo un party a sorpresa, viveva da sola, gli amici avevano organizzato il parto, entrate in casa, si sono accese le luci e poi arrivate in ospedale con la sindrome di Takotsubo. Ora, in tutta questa patologia, in questo spettro di possibilità di una coronaropatia che riguarda la popolazione femminile, è chiaro che dobbiamo essere in grado prima di tutto di averle ben presenti noi dottori, ma anche un po' la popolazione generale, per far fronte e fare la diagnosi accurata. Perché la diagnosi accurata? Perché sia nel caso della coronaropatia ostruttiva di origine aterosclerotica, l'apertura del vaso con lo stent, che è il lavoro poi che faccio io, eccetera, ha dei risultati a distanza nella popolazione femminile eccellenti, direi anche superiori ai risultati che si ha nella popolazione maschile. Per quanto riguarda la dissezione coronarica, dobbiamo sapere trattarla, perché sappiamo che le dissezioni coronariche possono andare molto bene non facendo nulla, aspettando se non c'è un'occlusione acuta del vaso, ma se il flap va e viene, trattandole medicamente ed essere pronti a intervenire con dei mezzi molto accurati nel caso bisogna invece rincollare la parete vasale. Nel caso del Takotsubo dobbiamo essere molto attenti, perché di Takotsubo si può anche morire nelle prime 24 ore, quindi bisogna essere attenti a supportare il circolo, e poi si deve rassicurare la paziente perché la Takotsubo guarisce completamente. Quindi ci sono vari aspetti che vanno considerati in tutta questa patologia femminile. E direi che la Società Europea di Cardiologia, insieme alla Società Americana, ha decretato Go Red for Women
in modo da portare all'attenzione del pubblico il problema della cardiopatia femminile, di come affrontarla in modo da limitare il più possibile i danni. E da quando questa, in 6 anni, diciamo dal 2013 al 2019, 1 milione di donne hanno contribuito a questa campagna, e direi che sicuramente i risultati li stiamo vedendo ancora adesso, e credo che questi sforzi possano portarci molto lontano. Concluderei dicendo che quindi le donne arrivano alla coronaropatia in generale di età con un maggiore impatto di alcuni dei fattori di rischio, che quindi dobbiamo cercare di ridurre il più possibile: il fumo, l'ipertensione, il diabete, che hanno una maggiore coesistenza con malattie croniche, infiammatorie e autoimmuni, che la diversa patologia della placca aterosclerotica va indagata, e cioè dissezioni, trombi, spasmi vanno indagati a fondo, e infine che i risultati a distanza possono ancora essere migliorati da una diagnosi precoce e da una diagnosi accurata. Grazie per l'attenzione. Do la parola adesso alla professoressa. Eccoci, prego. Siamo. Grazie, buon pomeriggio al pubblico virtuale. Ringrazio per l'invito l'Accademia di Medicina, l'Accademia delle Scienze. È la prima volta che entro in questa sala ed è un onore entrarci come relatrice. Mi presento, sono una ricercatrice in farmacologia dell'Università di Torino, lavoro al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche all'Ospedale San Luigi di Orbassano. Sono anche rappresentante dei ricercatori in Senato accademico, divulgatrice scientifica perché collaboro con l'Associazione Centroscienza, che ha la sede in questa stessa struttura, giornalista scientifica in attuale collaborazione con La Stampa. E come rappresentante dei ricercatori, come divulgatrice scientifica su temi di medicina di genere, negli ultimi anni ho fatto molte comparse pubbliche e ho voluto raccogliere in questa slide iniziale tanti di quei momenti che penso possano aiutarmi a superare questo difficile periodo, faticoso davvero per tutti, fermo restando l'importanza della responsabilità professionale e personale per tutti in questo periodo. E a seguito di queste uscite di divulgazione mi è stato chiesto da una casa editrice di scrivere un libro di taglio divulgativo sulla medicina di genere. Il libro è uscito a luglio di quest'anno, si chiama La medicina delle differenze, e ha una bellissima parte storica curata da Cinzia Ballesio, la parte corposa, centrale, clinico-scientifica che ho curato io, contributi di taglio giuridico di 2 colleghi dell'università, giuristi Sergio Foà e Tullia Penna, e si pregia dell'introduzione della professoressa Alessandra Carè, che è referente della medicina di genere per l'Istituto Superiore della Sanità. Quindi, l'ha già accennato il professor Isaia, cos'è la medicina di genere, o meglio la medicina genere specifica? È un approccio alla cura di taglio multidisciplinare volto a comprendere i meccanismi attraverso cui le differenze di sesso e genere agiscono sullo stato di salute e sull'insorgenza e il decorso di molte malattie, nonché ovviamente sulla risposta ai farmaci. La medicina di genere dunque ha l'obiettivo di offrire a tutti il miglior trattamento auspicabile in funzione delle specificità di sesso e genere. Lo sappiamo perfettamente, il sesso è come nasciamo in termini di accezione biologica, il genere è come diveniamo naturalmente o decidiamo di diventare, il tutto in una forte compenetrazione tra sesso e genere. Il genere è un costrutto poliedrico decisamente più ampio, all'interno del quale giocano un ruolo importante moltissimi fattori: il ruolo sociale, i comportamenti, i valori, le nostre attitudini, i fattori legati all'ambiente e l'interazione che questi hanno con i fattori biologici. La normativa vigente è normativa assolutamente recente, si parla per la prima volta di medicina di genere a Pechino nel 1995. Nel 2016 l'allora ministra della Salute in Italia, Beatrice Lorenzin, punta
l'importanza del genere come determinante di salute. Nel 2019 l'Italia, primo Stato in Europa, approva il piano per la diffusione e l'applicazione nella medicina di genere nei reparti. Dunque, una normativa molto recente e la mancanza della medicina di genere recentemente è dovuta al fatto che questo è un problema che fonda le radici nel passato. Il professor Isaia ha parlato di Vesalio, io comincio da prima. Galeno, nel secondo secolo dopo Cristo, diceva che le donne sono caratterizzate da organi genitali femminili introversi e malamente sviluppati e quindi per questo difficili da studiare. Andrea Vesalio, a metà del 1500, sosteneva che bastava di fatto studiare soltanto il maschio come forma neutra universale e poi estrapolare tutto per differenze e studiare la donna. Lombroso, all'inizio del 1900, in uno dei suoi trattati più famosi, La prostituta, la donna normale, la donna delinquente, sosteneva che di fatto non è che la donna fosse meno delinquente dell'uomo perché più elevata dal punto di vista morale, ma proprio perché meno coraggiosa, meno intelligente, meno capace. Arriviamo da lì, dunque, all'inizio degli anni Ottanta, la medicina ufficiale si pone questa grande questione, cioè cosa di fatto si conosce delle differenze fra gli organismi maschili e femminili, al di là dei caratteri sessuali e della funzione riproduttiva. Allora un gruppo di ricercatori affannosamente cerca di capire fra le migliaia di pubblicazioni comparse sulle principali riviste scientifiche che cosa di fatto si sapesse nella differenza delle principali patologie fra l'uomo e la donna. Sulla fisiologia delle donne nelle comuni malattie si scopre che di fatto non si sapeva niente all'inizio degli anni Ottanta. Nel 1985 il primo rapporto dell'Istituto di Salute Pubblica Americana viene firmato sancendo questo ritardo conoscitivo. Quindi negli anni Ottanta il modello era ancora Vesalio come circa 450 anni prima, relegando la donna alla sindrome del bikini, cioè la conoscenza dell'anatomia femminile e delle eventuali patologie in riferimento soltanto ai caratteri sessuali. Sono di fine anni Ottanta, dei primi anni 90, le campagne di prevenzione per lo screening della mammella, il tumore della mammella, il tumore dell'utero, proprio per far sì che la donna potesse funzionare dove era opportuno funzionasse, cioè nel ruolo sociale che la società da sempre le attribuiva, e cioè il ruolo di moglie e di madre. Questa assenza della medicina di genere chiaramente si ripercuote malamente in tutte le discipline della medicina, dalla pneumologia all'oncologia, all'infettivologia, che tanto fa cronaca oggi, alla cardiologia. Nasce la medicina di genere nella cardiologia nel 1991, quando Bernardine Healy, una cardiologa, si rende conto che i colleghi cardiologi americani riservano alle donne minori cure, minori attenzioni ed errori grossolani nella terapia delle patologie cardiovascolari. Allora pubblica un articolo sul New England Journal of Medicine e lo chiama la sindrome di Yentl, mutuando la storia da un'eroina di un romanzo, premio Nobel di Isaac Singer. Yentl era una ragazza che voleva studiare il Talmud e voleva assolutamente frequentare la scuola ebraica. Allora cosa fa? Si taglia i capelli, si veste da uomo e si reca alla scuola ebraica. Quindi Bernardine Healy all'inizio degli anni 90 pubblica questo articolo che fece scalpore proprio perché a voler dire che le donne per essere adeguatamente curate di infarto all'inizio degli anni 90 dovevano fingersi uomini e il riferimento era chiaramente al fatto che le donne spesso venivano scorrettamente ospedalizzate proprio perché i sintomi tipici dell'infarto maschile non si ritrovavano nelle donne. Come ha ampiamente spiegato la professoressa Presbitero, in realtà la patologia cardiovascolare è una patologia molto frequente nella popolazione adulta femminile e al passare dell'età è molto più frequente nelle donne rispetto agli uomini, dando peraltro nella popolazione femminile un outcome sempre peggiore. Ma passiamo dalla medicina a quello che è il mio campo, cioè la farmacologia di genere. La farmacologia di genere deve dunque studiare e proporre trattamenti farmacologici ad hoc su ciascun individuo in terapia, sia esso uomo o donna. È una branca della farmacologia che dunque deve evidenziare e definire le differenze di efficacia e sicurezza dei farmaci in base al genere, includendo anche le differenze che derivano dalla complessità della vita produttiva della donna, gravidanza, allattamento, ciclo mestruale, menopausa. Alcune
nozioni veramente molto generali, il farmaco è una qualsiasi sostanza che noi introduciamo dall'esterno e che può avere uno scopo terapeutico, diagnostico, profilattico, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La kinesis del farmaco, cioè il movimento all'interno del nostro corpo mediato dall'ADME, è il percorso che il farmaco fa all'interno dell'organismo che lo assume. La dynamis, la farmacodinamica, sono invece gli effetti che il farmaco dà sull'organismo che li ha assunti. E perché un farmaco funzioni deve raggiungere determinate concentrazioni plasmatiche, avere sì un effetto terapeutico. Se queste concentrazioni sono inferiori a quelle definite terapeutiche, allora la terapia non è corretta e può risultare inefficace. Se le concentrazioni sono superiori a quelle definite da letteratura, spesso terapeutiche, allora si può avere sovradosaggio che può indurre tossicità. Ecco l'importanza del therapeutic drug monitoring, del drug level testing, cioè della quantificazione delle concentrazioni circolanti di ogni farmaco, raccomandato in alcune situazioni peculiari. Quando ad esempio dobbiamo verificare la compliance di un paziente, cioè l'aderenza al protocollo terapeutico. Quando abbiamo alcuni farmaci che hanno un indice terapeutico ristretto, e lo vedremo poi più avanti bene per i farmaci cardiovascolari, cioè concentrazioni efficaci molto vicine a quelle che possono risultare tossiche, per non dire letali. Quando abbiamo una minore efficacia dell'atteso, delle tossicità degli eventi avversi inattesi, quando ci troviamo di fronte a popolazioni particolari, penso alle popolazioni pediatriche, o quando siamo di fronte a popolazioni anziane per sospetta interazione tra farmaci, pazienti che assumono molti farmaci per terapie concomitanti. Nel servizio di farmacologia clinica all'interno del quale lavoro ci occupiamo per routine di analisi di farmacocinetica e di farmacogenetica su matrice plasmatica e intracellulare per un ampio pannello di analiti, e mi viene richiesto dal Sistema Sanitario Nazionale, sebbene ancora oggi non mi venga richiesto di refertare in modo diverso per uomo e per donna. E poi molta ricerca in ottica di genere. Fra i pannelli, fra i farmaci che facciamo all'interno del servizio, dai cardiologici agli antitumorali, agli antifungini, agli antiepilettici, antibiotici, farmaci utili per la chelazione del ferro, oncoematologici, corticosteroidei di tipo antinfiammatorio e non. Ed avendo fatto studi classici, amo definire il therapeutic drug monitoring come l'equilibrio che la scuola ateniese al centro di quel bellissimo dipinto si pone fra le mani di Aristotele e di Platone, con la necessità di fissare l'equilibrio e la terapia davvero personalizzata, alzando le dosi quando serve e abbassandole all'occorrenza. Ma la ricerca farmacologica, e questa è la domanda, tiene conto delle differenze di genere in quanto a farmacocinetica, farmacodinamica, farmacogenetica, in quanto ad ADR, reazioni avverse? Come avviene oggi la ricerca sperimentale sui farmaci? Beh, intanto possiamo dire che c'è una grossa fase preclinica che si avvale dell'impiego di animali e di colture cellulari. La ricerca preclinica ancora oggi avviene per lo più pressoché su animali di sesso maschile, perché sono più semplici da gestire e da curare. Insieme agli animali si usano le cellule, ma sono lavori recentissimi quelli che hanno sottolineato che le colture cellulari prese da realizzate da colture primarie, cioè da organi di pazienti a cui sono stati esportati pezzi di tessuto, mantengono vivo il ricordo del sesso di provenienza. E quindi anche a livello delle colture cellulari sarebbe importante fare una differenza in ottica biologica. Poi abbiamo la parte clinica, che avviene attraverso le fasi dalla 1 alla 3, ed è importante sottolineare come quasi fino al 1993 le donne sono state escluse dagli studi di sperimentazione clinica dei farmaci, e ancora oggi le donne sono molto poco rappresentate, ovvero in percentuali minoritarie, negli studi di fase clinici di fase 2 e di fase 3. Quindi occorre davvero ribilanciare tutto con questo disegno a tratti simpatico che ci fa capire quanto pesi la bilancia da parte a favore dell'individuo maschile. Ecco, ponendo l'attenzione su alcuni studi, quelli che riguardano proprio la sperimentazione clinica di farmaci in ambito cardiovascolare, vediamo come l'aspirina, ad esempio, in questa slide ho voluto aggiungere questo quadro non finito, l'aspirina, ad esempio, è stata testata con intento di prevenzione cardiovascolare nel 1982, dopo aver arruolato in tutto il mondo 20.000 persone, soltanto uomini. Quindi questo ci fa capire come lo studio sulle donne sia assolutamente ancora oggi di taglio approssimativo. Ci fa pensare
che l'uomo e la donna di fatto siano considerati alla stessa stregua. Perché le donne sono così sottorappresentate negli studi di sperimentazione clinica dei farmaci? Perché si pensa che al di fuori della sfera sessuale l'uomo e la donna siano simili, per fattori etici, e quindi si pensa che qualsiasi sostanza possa avere un effetto teratogeno, cioè di indurre danni al feto qualora la donna sia in gravidanza. Per fattori economici, perché la ricerca è assolutamente più complessa e più costosa sulla donna, proprio perché dobbiamo considerare l'amplificazione della variabilità delle fasi produttive della donna. Per fattori socioculturali, e cioè le difficoltà connesse al ruolo femminile della donna nella società. Eppure le donne consumano più farmaci mediamente rispetto all'uomo, perché, lo dicevamo prima, il paradosso donna: si ammalano di più, vivono di più, passano più anni in cattiva salute. Per gli eventi fisiologici della vita della donna, che sono eccessivamente medicalizzati, perché le donne sono maggiormente vittime di violenza, e per fattori comportamentali, le donne seguono molto di più, sono molto più complianti e aderenti al protocollo terapeutico rispetto agli uomini. Eppure occorre assolutamente, oggi più che mai, ripensare le sperimentazioni cliniche dei farmaci, perché molti farmaci sono datati, perché nelle donne danno maggior tossicità, maggiori allergie, minore efficacia di quanto atteso. Quindi progettare la ricerca in un'ottica genere specifica serve a consentire un'analisi della sicurezza ed efficacia dei farmaci già utilizzati o candidati agli studi. Tenendo fede alla farmacocinetica, alla farmacodinamica delle sostanze, per il ricalcolo delle dosi in base al genere, per uscire finalmente dallo stereotipo secondo cui ancora oggi il dosaggio medio di un farmaco è fissato per lo più su un modello di maschio caucasico di 70 kg. Siamo davvero convinti che questi risultati possano essere totalmente estrapolabili? Allora, differenze in termini di tossicità. La donna, grosso modo, è una volta e mezzo, 1,7, ha maggior rischio di sviluppare eventi avversi rispetto all'uomo. E ce ne sono proprio in ambito cardiologico. Moltissimi farmaci, ad esempio, possono indurre nella donna la sindrome del QT lungo, e gli estrogeni facilitano proprio il prolungamento del tratto QT. Le donne sono molto più soggette rispetto agli uomini di tali eventi avversi. La fibrillazione atriale può essere una patologia, può essere una reazione avversa alla somministrazione di bifosfonati, l'alendronato, nel trattamento dell'osteoporosi in postmenopausa. Ad esempio, due ricerche a livello mondiale sottolineano tali risultati, una ricerca danese e una ricerca americana. Ma di criticità nelle sperimentazioni dei farmaci ce ne sono state tante, errori del passato ne sono stati fatti. Negli anni 50, ad esempio, il Desplex, un farmaco a base di estrogeno sintetico, il dietilsilbestrolo, prescritto negli Stati Uniti a migliaia di donne gravide contro il rischio di aborto spontaneo, causò danni alla salute non solo delle madri, ma anche dei nascituri, e la talidomide. La talidomide fu somministrata alle donne nel primo trimestre di gravidanza negli anni 50, proprio perché come potentissimo antiemetico riusciva a calmare le nausee. In realtà, essendo anche un potente inibitore dell'angiogenesi, nell'era pre-ecografica, la talidomide fece sì che molti bimbi non nacquero e che molti nacquero con malformazioni agli arti superiori e agli arti inferiori. Ma in realtà, ce lo dicono moltissime pubblicazioni, l'uomo e la donna hanno davvero tantissime differenze dal punto di vista costituzionale e fisiologico, differenze che impattano sulla farmacocinetica. La donna ha un minor peso corporeo, una minor massa magra, una maggior massa grassa, una minor velocità di svuotamento gastrico, una minor motilità intestinale, una minor velocità di filtrazione glomerulare. E tutti questi parametri, numericamente, li ritroviamo in questa tabella. Quindi queste differenze impattano chiaramente sulla funzionalità, sull'efficacia, sulla tossicità di ciascun farmaco. E vediamo come questi parametri possono, ad esempio, influenzare l'assorbimento, la prima tappa della cinetica del farmaco, o la distribuzione, in quest'altra tabella. O ancora, vediamo come il legame con le proteine plasmatiche possa di fatto, differente per uomini e donna, comportare proprio un diverso trasporto di determinati farmaci a livello dei distretti importanti.
concetto ripetuto anche in questa tabella, ma la parte importante la gioca il metabolismo. Il metabolismo dei farmaci avviene pressoché per il 90% a livello epatico grazie al sistema enzimatico del citocromo P450. Ecco, l'uomo e la donna esprimono diverse isoforme e quindi a seconda di tale espressione l'effetto dei farmaci potrà essere chiaramente diverso. Anche per il metabolismo di fase 2 riscontriamo le medesime differenze. Qui abbiamo un po' di curve di cinetica per diversi farmaci. I pallini scuri sono gli uomini, i pallini più chiari sono le donne. Vediamo come le curve di farmacocinetica possano essere differenti, spesso sovrapponibili, ma spesso molto diverse. In questa tabella vediamo proprio come l'efficacia dei farmaci antiaggreganti possa variare fra l'uomo e la donna, e anche in termini di parametri quali l'esito di un infarto oppure altri parametri cardiologici ci sono moltissime differenze a seguito di somministrazioni di dosaggi diversi di farmaci fra i generi. Farmaci cardiovascolari dunque nelle donne, quali e in che modo? In quali ritroviamo differenze di genere? Dell'aspirina già l'abbiamo detto, che fu testata soltanto sugli uomini con intento cardiovascolare e immessa nel mercato a seguito di una sperimentazione che coinvolse più di 20.000 persone, ma solo uomini. L'aspirina è un potente antinfiammatorio, ma in virtù dell'inibizione della produzione di trombossano è anche un potentissimo antiaggregante. Ecco, l'aspirina sembra che preferisca di fatto gli uomini, cioè che funzioni molto di più negli uomini rispetto all'uso che se ne può fare nelle donne. Perché? Abbiamo una farmacocinetica differente. La concentrazione di salicilato è molto più alta, si riscontra nelle donne, perché hanno un metabolismo minore. Ricordate, il citocromo P450 esprime isoforme diverse fra l'uomo e la donna, ma questo non corrisponde ad un effetto maggiore, perché anche la farmacodinamica è differente proprio per l'espressione recettoriale e quindi nella donna abbiamo un effetto inferiore. I beta bloccanti, farmaci antipertensivi, sono farmaci che vanno a bloccare i recettori beta-adrenergici. Ecco, i recettori beta-adrenergici sono estrogeno dipendenti, meno estrogeni ci sono, più recettori ci sono, quindi l'effetto aumenta negli uomini. Peraltro l'isoforma CYP2D6 è molto più espressa nel fegato maschile ed è un enzima deputato al metabolismo di alcuni beta bloccanti importanti, metoprololo, propanololo, quindi si ha una maggior clearance nell'uomo e le donne perciò presentano livelli maggiori perché lo eliminano meno e maggiori effetti tossici. Le statine continuano a essere un punto cruciale perché intanto possono avere effetto teratogeno e quindi bisogna fare attenzione alla prescrizione e alla somministrazione delle statine nelle donne. Inoltre, i farmaci più utilizzati al mondo davvero per abbassare il colesterolo nelle donne, vari studi nel mondo hanno riportato gravi eventi avversi, rabdomiolisi con disturbi muscolari, debolezza, crampi, molto più presenti nella donna. Da sottolineare che sono eventi assolutamente reversibili, cioè all'interruzione della terapia con statine di fatto scompaiono le tossicità. Antiaritmici. La stessa isoforma del citocromo P450, CYP2D6, espressa maggiormente nel fegato nell'uomo, comporta anche in questo caso un minor metabolismo di alcuni antiaritmici, quali la flecainide e il propafenone, nelle donne. Quindi l'uomo elimina tali farmaci più facilmente, le donne presentano livelli più alti, che perdurano più a lungo nel tempo e quindi maggiori effetti tossici. Quindi le regole per la somministrazione dei farmaci debbono essere sempre le stesse: il giusto farmaco nella giusta dose, la giusta via di somministrazione, nel giusto orario, alla giusta persona, con una successiva giusta registrazione e un giusto controllo a posteriori. Ma chiaramente oggi, nel 2020, dobbiamo aggiungere anche il giusto gender. E considerando queste considerazioni, riportando queste considerazioni della professoressa Franconi nel 2014, quanto differenti di fatto possano essere le AUC dei farmaci, cioè le aree sotto la curva e i picchi plasmatici di farmaci somministrabili, vediamo che all'interno del servizio di farmacologia clinica dell'ospedale San Luigi, all'interno del quale lavoro, la parte di lavoro sui farmaci cardiologici noi la facciamo proprio su quei farmaci che hanno un basso indice terapeutico, cioè sono farmaci pericolosi, per i quali le concentrazioni di efficacia sono molto vicine a quelle di tossicità amiodarone, idrochinidina, flecainide, propafenone.
Io monitoro l'idrochinidina in una bambina che ormai adesso ha 11 anni, che abbiamo seguito fin dalla nascita, proprio per adeguare la posologia quasi settimanalmente, perché nei bambini chiaramente abbiamo la necessità, che nascono con patologie cardiovascolari, di adeguare l'apporto del farmaco a stretto giro. Ecco, a parità di posologia, io mi rendo conto, nonostante questa differenza in ambito di farmacologia di genere non mi venga ancora richiesta dal Sistema Sanitario Nazionale, che riscontro una grandissima variabilità di concentrazione interindividuale per genere. E allora quello che abbiamo in cuore di fare è la realizzazione, portando avanti sempre la parte di routine, ma anche la ricerca in ottica di genere, la creazione di un centro di farmacologia clinica, genere specifica, e lo stiamo realizzando, stiamo cercando di farlo, nonostante il periodo sia faticoso, anche in collaborazione con la Società Italiana di Farmacologia. Queste sono soltanto alcune delle ultime pubblicazioni, quelle in cui abbiamo valutato, quelle in ambito cardiologico sono un po' più datate, ma abbiamo valutato ad esempio la differenza delle tossicità a seguito della chemioterapia in pazienti ammessi al COES con carcinoma colon retto, quanto ad esempio durante il periodo della gravidanza le donne siano più protette dal Covid-19 e quanto ancora l'effetto del genere e dell'età possa andare ad impattare sulle concentrazioni di valle di alcuni antimicotici. Ecco, ho iniziato questa presentazione con tutte quelle immagini che mi ritraevano in alcuni eventi abbastanza recenti di divulgazione, di rappresentanza dei ricercatori dell'Università di Torino, e chiudo con queste altre immagini. Il libro di medicina di genere, che è il primo davvero in Italia di taglio divulgativo, è finito ovunque, siamo finiti anche sulla newsletter del Centro di Medicina di Genere dell'Istituto Superiore della Sanità e poi su Stampa, Repubblica, Il Manifesto, Il Messaggero. Continuiamo a parlare di medicina di genere, continuiamo a parlare di medicina di genere in ambito cardiovascolare e non solo. Ho potuto partecipare insieme ad altri due colleghi dell'Università di Torino ad una parte richiesta dal sito della Zanichelli, in cui abbiamo spiegato il Covid, ed è un sito davvero ricchissimo di contenuti fatto da ricercatori di tutta Italia, quindi le differenze di genere in ambito di Covid. Concludo sempre con considerazioni di tipo giuridico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è dal 1946 che ci spiega che la salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia. La salute è uno dei pochissimi diritti davvero inalienabili di ognuno di noi, tutelata dall'articolo 32 della nostra Costituzione e dall'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. La scienza dunque deve garantire lo studio fisiopatologico delle malattie secondo l'influenza del sesso, quindi in termini di accezione biologica, e secondo l'influenza del genere, quindi in termini di accezione sociale, costruendo, secondo tali accezioni, una medicina che possa essere davvero genere specifica in ogni sua branca. E poi concludo con l'articolo 33 della nostra Costituzione. L'arte e la scienza sono libere e libero ne deve essere l'insegnamento. Libero da stereotipi, libero da falsi costrutti, libero da semplificazioni. E non ci può essere una vera ricerca clinico-scientifica senza libertà. La libertà di approfondire tutto nel modo più completo possibile. Grazie. Grazie molte. Possiamo sapere se ci sono delle domande da parte del pubblico? C'è qualcuno che vuole intervenire? Altrimenti io ti chiederei una cosa. Possiamo parlare un momentino? Sì, perché è chiaro che le differenze, cioè tutto questo mondo dei farmaci che tu hai illustrato è un mondo effettivamente molto difficile, nel senso che non è soltanto che ogni ci sono differenze non soltanto tra il bambino e l'adulto, tra la donna e l'uomo, ma anche tra il vecchio e il giovane, anche l'assorbimento intestinale, anche le malattie concomitanti, anche per cui
Io credo che se si va verso una medicina personalizzata probabilmente bisognerebbe questo tipo di ricerche che voi state facendo di livello farmacologico in atto e quindi di dosaggio dei farmaci dovrebbe probabilmente essere diffuso, diciamo, alla popolazione generale, non soltanto al genere maschile e femminile. Però nel campo cardiovascolare volevo chiederti una delle cose più importanti per noi emodinamisti che trattiamo le malattie cardiache, la coronaropatia o le valvole, eccetera, è il campo degli antiaggreganti anticoagulanti. Lì noi trattiamo pazienti con doppia, triplice, doppia antiaggregazione più anticoagulazione, quindi rendiamo il sangue estremamente fluido, e lì le differenze le vediamo proprio tanto tra genere femminile e maschile. Non pensi tu che probabilmente, ecco, perlomeno nel campo della coagulazione bisognerebbe indirizzare sempre di più, soprattutto nell'anziano e nella donna, una valutazione molto attenta dei livelli circolanti di questi farmaci? Purtroppo cioè, con la chiusura del Coumadin abbiamo i centri che erano il punto di riferimento dei dosaggi degli anticoagulanti sono venuti meno, quindi sostanzialmente siamo noi cardiologi che siamo piuttosto ignoranti in questo campo a indirizzare i medici. Probabilmente andrebbe anche sollevato il problema di centri che si occupino di questo in maniera più specifica. Magari se dici due parole di questo. E poi intanto vediamo se c'è qualcuno che vuole intervenire. Sì, assolutamente. Io chiaramente mi occupo del monitoraggio dei farmaci e quindi se c'è l'interesse e l'esigenza clinica di avviare nuove metodiche per la quantificazione di un altro pannello di farmaci, in questo caso in ambito cardiovascolare, quindi il Coumadin ad esempio, perché no, assolutamente. È chiaro che le richieste devono arrivare dallo specialista e che noi in ambito laboratoristico ci concentriamo sul validare le metodiche, poi test di prova e poi assolutamente sì, arrivare a refertare. Ci sono in letteratura degli articoli che riportano le finestre di efficacia anche dei farmaci che hai citato tu, quindi basta soltanto approntare l'analisi e penso che potrebbe chiaramente accompagnare la cartella clinica del paziente ad ogni intervento e facilitare anche un miglior outcome del paziente in questione. Giocano un ruolo importante i citocromi anche in questo caso e gli estrogeni. Fra l'altro le differenze ci sono anche nelle diverse fasi della vita della donna e quindi la donna che ha 40 anni non può assolutamente, o meno 25-30, non può assolutamente essere considerata al pari di una donna in postmenopausa. Tantissimi articoli di letteratura riferiscono peraltro non tanto differenze in ambito farmacologico fra l'uomo e la donna in ambito cardiovascolare, ma più spesso nelle diverse fasi di vita produttiva della donna e quindi è assolutamente un punto su cui porre l'interesse in modo clinico scientifico, ma anche in modo divulgativo, anche al medico di base, assolutamente. Ok, abbiamo delle altre delle domande, delle questioni, vuoi tu chiarire qualche cosa? Ci sono delle domande? Se no, io direi di chiudere questa ora di discussione sulle malattie cardiovascolari e le differenze di genere e speriamo di trovarci de visu la prossima volta ad approfondire altri aspetti di questo affascinante campo che ci porta veramente alla medicina personalizzata. Si parla tanto oggi di medicina personalizzata, cominciamo a personalizzarla per genere. Saluti a tutti e grazie per l'attenzione.